La gioia della fede non nasce perché leggiamo la Bibbia, ma perché la comprendiamo. È scritto lì. Il capire è un fatto intellettuale, che ci piaccia o no. La fede viene dopo. E vi dirò una piccola cattiveria. Qui la parola spiegazione traduce un'espressione ebraica che dice «fecero capire». Essi leggevano il libro della legge di Dio a brani distinti e spiegavano il senso, e così facevano comprendere la lettura. In ebraico c'è il verbo bin, che è legato alla testa, non è legato al cuore. La binà è il sapere. La Hokmah è la sapienza. Qui viene giocata la Binah. Binah è l'intellettualità, la razionalità, quello che noi oggi diremo, la capacità che l'intelletto umano ha di avvicinarsi alle cose di Dio fino al massimo delle sue possibilità. Dopo scatta la fede. Ma fin dove possiamo capire con la capoccia? Bisogna capire con la capoccia. Nel numero del Popolo della settimana scorsa io ho scritto un articolo sulla sindone. Mi è arrivato di tutto. Di tutto e di più. Che sono un prete senza fede. Che non ho il minimo rispetto per la componente misteriosa di questo lino. Che dovevo scrivere qualche cosa di molto più spirituale, insomma l'ira di Dio. Ognuno fa il suo mestiere. Io faccio il mio e chi invece ha la dimensione della preparazione spirituale faccia il suo. Perché se la sono presa con me? Perché non ho detto che la sindone è di Gesù. Non lo dirò mai. Non si può per il momento. Non si può. Perché non si può? Tutti i dati che noi possediamo orientano verso la risposta affermativa. Ma la scienza non può dire sì se non ha risolto tutti i problemi che quel telo pone. E i due problemi che questo telo pone sono due, sono mica chissà quanti. Signore di San Vito, penso di aver esercitato la pazienza. 42 minuti di telefonata, per me è un assurdo. Il carbonio 14 non è stata una data scientifica, perché il lavoro che hanno fatto è semplicemente, scusate l'espressione molto universitaria, una puttanata. Questi tre grandi laboratori hanno sbagliato tutto. Hanno sbagliato il procedimento scientifico, hanno sbagliato il cosiddetto criterio di controllo e soprattutto la cosa peggiore è che non hanno analizzato il telo prima. Non hanno mica analizzato. Quindi noi non sappiamo che tipo di tela era quella che hanno bruciato. Perché altri scienziati, studiando poi, tra l'altro uno di quelli che ha fatto anche la prova del carbonio 14, hanno detto non ci siamo accorti che quella tela era inquinata
era inquinata da altri tipi di frammento tessile, quindi c'era qualche elemento di cotone posto successivamente, proprio in quel pezzettino di tela che hanno bruciato, perché attorno non c'è altro. L'hanno già esaminato, siccome di quel pezzettino è rimasto un piccolo frammento, sono stati tagliati 5 pezzi, uno metà, dell'altra metà 4 pezzettini. 2 pezzettini ad un laboratorio, uno ad un secondo, un altro ad un terzo. Il primo grave errore che hanno fatto è non esaminarlo. Per cui, in questo tipo di telo, loro hanno tirato via i residuati carboniosi che le varie candele del tempo avevano depositato, ma non hanno tirato via le spore. Le spore, purtroppo, sono di tutti i tempi, e quelli falsano. Quando vengono bruciate le spore, quelle falsano. Quando viene bruciato il lino, falsa la datazione. Quindi sono stati, purtroppo, non è stata una cosa bella, sbeffeggiati da diversi scienziati, questi grandi laboratori. A spiegare sta roba qua a un signore per telefono è il massimo. Ma la cosa, dico, non è questo il problema, ci mancherebbe. Il problema è il silenzio di 1300 anni. Quello è il problema. Il primo. È vero che noi abbiamo molte notizie di una sindone, ma quella sindone di cui si parla da parte dei padri della Chiesa, da parte dei libri liturgici, è questa di Torino. Manca la documentazione che congiunga i dati storici con l'oggetto in analisi. Di questo oggetto in analisi noi troviamo tutto praticamente dal 1300 in poi. Abbiamo un mucchio di documentazione. Tutte le prove scientifiche, come vi dicevo fino ad oggi, sono a favore di... Però questo silenzio è troppo grosso, sono 1300 anni. E poi c'è un secondo problema. Se voi vi date il fondotinta e poi prendete un asciugamano di lino e ve lo mettete sul volto, quando lo aprite, capite che le orecchie vanno a finire giù in fondo. Diventa un vassoio. Allora, quelle impronte sono per contatto o non sono per contatto? Perché gli esperti di fisica hanno detto con chiarezza, ci sono alcune che sono per contatto. Ma la stragrande maggioranza delle impronte non sono per contatto. E allora, come sono state fatte? Perché se non sappiamo come sono state fatte, chi può dire che cos'è? Una signora inviperita contro di me dice, ma lei dice, è un biblista, ma dovrebbe sapere che quelle lì sono state fatte dalla risurrezione di Gesù. Dico, signora, può darsi che lei abbia ragione, ma lei sa che cos'è la risurrezione di Gesù? No. E allora dico, se non sa che cos'è, come fa a dire che quelle lì sono le tracce? Fatica, eh? Ma siccome fino adesso Santa Madre Chiesa non ha mai proposto la sindone come dogma di fede, io alla sindone applico i criteri della scienza. All'Immacolata non metto i criteri della scienza. È un dogma, lo accetto per fede. Ma fino a quando la sindone non fa parte dei dogmi,
Io la do in mano ai medici, la do in mano agli storici, la do in mano ai fisici, la do in mano a chi è esperto di computer, perché adesso hanno fatto la tridimensionalità per merito di questi esperti, la do in mano agli esegeti, ma non lo do in mano alla fede. Non spiegate con la parola mistero ciò che va studiato a livello di scienza, per piacere. Perché se noi fossimo come i frati del Decamerone del Boccaccio, capisco. Quelli che prendevano la piuma di un bel e dicevano questa è la piuma delle ali dell'Arcangelo Gabriele, o come il nostro amico Frate Cipolla, o come il nostro amico San Bernardino che diceva smettete, radice, di scambiarvi quei pannolini intrisi di latte dicendo che il latte della Madonna. Dice, se fosse vero questo, la Madonna era una vacca, proprio scritto così. Perché dice, c'è tanto di quel latte che è spaventoso. Spaventoso. Cioè, noi arrischiamo senza volerlo, proprio perché non siamo seri a livello di studio, di ridicolizzare la fede. Non chiamiamo mistero ciò che non conosciamo a livello di scienza ed è possibile farlo. Perché ciò che non è possibile fare, beh, allora la nostra razionalità si arrende e dice ok, qui entriamo per davvero nel non conosciuto e nel non conoscibile. Quindi o c'è una rivelazione che ci viene incontro o rimaniamo ignoranti. Se noi teniamo presente questa mentalità, guardate che diventeremo più seri. Tenete presente che la fede non è fideismo. La fede è una cosa seria. Non è fideismo. Non è fare il salto in debito quando un percorso invece va fatto con questa robettina grigia che il Padre Eterno ci ha regalato. Guardate che Tommaso non è stato rimproverato da Gesù. Oggi è la sua domenica. Tommaso poteva credere come gli altri discepoli, perché avevano visto, o poteva credere come noi. Lui si è trovato nel confine. Poteva fare una scelta, ha scelto di credere come i suoi colleghi. E si è perso la beatitudine. Perché noi siamo beati, lui no. Non è colpa mia se Gesù ha detto questo. Beati quelli che crederanno o che hanno creduto senza aver visto. Comunque, quello che a me interessava farvi notare è un concetto semplice. Capire. Ah, io non lo so. Io sto parlando a voi, mica a quelli che vanno a Torino. Non lo so, non lo so, e non spetta a me giudicare la coscienza altrui. Dico solo, stiamo attenti, di non fare noi qui dentro e con le persone che magari avremo occasione di parlare, non facciamo mai il salto, se non siamo arrivati alla fine di un cammino intellettuale. Dopo facciamolo pure. San Tommaso d'Aquino diceva mai, mai far intervenire la causa prima quando può intervenire la causa seconda. Vogliamo tradurre? Io dico sempre ai miei studenti quando venite all'esame con il professor De Zan
prima di andare in chiesa a chiedere al Padre Eterno che l'esame vada bene, studia. Mai fare intervenire la causa prima, se non hai fatto intervenire in antecedenza la causa seconda. Perché se tu fai intervenire la causa prima senza far intervenire la causa seconda, vuol dire che Dio approverebbe la tua asineria. Stupido! E Dio come può approvare la tua asineria? Perché se la approvasse sarebbe ingiusto verso quello che si è fatto un fondo a cassetta di frutta per poter venire all'esame. Allora tu saresti equiparato a chi ha sudato. E no, allora Dio sarebbe ingiusto. Sì o sì? Tesori miei, io non so cosa vi resterà di tutte queste domeniche, di tutti questi anni, ma mi piacerebbe che vi restasse una cosa sola. Siate puliti a livello mentale, siate puliti, e quando non lo siete vi fermate e fate un po' di pulizia. Quando ero giovane io sono diventato ateo per colpa dei creduloni. E Dio mi ha ripescato nella fede, lo ringrazio, e da una vita che lo ringrazierò per tutta la vita, perché mi ha fatto fare la strada della comprensione, la quale non basta. Per essere credenti non basta sapere. Occorre una marcia in più, e quella te la dà Lui. Ma senza il sapere, caine. Quando Giovanni Paolo II è andato a questa esposizione della sindone 78-79, non mi ricordo, lui ha detto con chiarezza che lui non si pronuncia sulla identità di quell'uomo. Ma lui ha detto, quello che noi vediamo ci può far capire quell'altro. Questo uomo è lui, tanto meglio. Non è lui, non importa. Ma questa realtà ci fa capire ciò che ha vissuto quest'altro. Io ho avuto la fortuna sfacciata nel 2001, quando abbiamo finito la traduzione della Bibbia, eravamo a Superga. Ci avevano chiuso in convento, abbiamo detto, come i traduttori di 70 nell'isola di Faro, proprio blindati. Tutto questo enorme complesso dove ci si perdeva era solo per noi. E abbiamo lavorato da Dio, in silenzio, niente televisione, niente radio, niente giornali, niente. E in quella settimana lì abbiamo dato una spazzolata a tutto e alla fine, al venerdì, a mezzogiorno avevamo finito. Felici e contenti, telefoniamo al Cardinale Poletto che ci aveva ospitato, abbiamo detto ringraziamo, possiamo tornare a casa. No, 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 dice. Ho già preparato per voi una sorpresa. Siamo scesi a Torino, anzi sono venuti a prenderci proprio, ci hanno trattati da gran signori, e il professor Ghidelli ci ha portato nella cappella del Guarini e lì siamo stati 2 ore, solo noi. Tutto chiuso. Solo noi, con le lenti, a occhieggiare questa sindone. È un mistero veramente, perché c'è qualche cosa di straordinario. Voi prendete il testo biblico da una parte e prendete la sindone dall'altra, ma vi rendete conto che la fotocopia è qualche cosa che impressiona. Ma scienza dice
questa è una cosa positiva, mancano quei due elementi. Bisogna che gli storici discutano, completino, sondino, ci dicano che cosa è successo in questi 1300 anni. E secondo, medici, professori di fisica, ci devono, professori di chimica, ci devono dire come sono avvenute le impronte. Se no si sospende il giudizio. Si può benissimo dire tutti gli elementi studiati fino ad oggi portano a dire che è di Cristo, ma mancano ancora questi elementi per poterlo affermare definitivamente. Questo lo si può dire. Ma dire con sicurezza, no, non è serio. Come il discorso contrario, non è serio. Cioè dire non lo è, non è serio. Perché tutti gli esami fatti fino ad oggi dicono sì. Quindi dire di no è sbagliato. E dire di sì è sbagliato. Onestà intellettuale dice tutti le analisi fatte a tutti i livelli, perfino a livello ematico, perché hanno trovato tracce di DNA e secondo le ultime notizie, io ve le dico, ma fino a quando non vedo i dati pubblicati a livello di scienza, non ci credo. Il mio amico Tommaso mi ha insegnato. Questo me l'ha detto un mio collega, mi ha telefonato dall'America, dice, sai, gli ultimi esami risulta che è patrimonio cromosomico solo X. Non c'è. No, no, non c'è la seconda. Ho detto, quando verrà pubblicato, dico, ti credo. E l'altro, dal di là dell'oceano, mi ha risposto, sei il solito. Tesoro, c'è un medico qui presente in sala, glielo può spiegare benissimo. Direbbero o clonazione o partenogenesi. Non mi chieda di più perché io non sono né medico né biologo né niente. E fino a quando le cose di scienza non sono pubblicate, non si crede. Se fosse vero, la verginità di Maria non sarebbe più un mistero, la divinità di Gesù, il fatto che Giuseppe non c'entrasse, via di questo passo. Ma ricordatevi, ciò di cui non si è sicuri non si parla. C'era un certo filosofo che si era occupato di linguistica, si chiamava Wittgenstein, e diceva proprio questo, la cosa più elementare di questo mondo. Ciò di cui non si sa, non si parla. Sarebbe un colpaccio. E ripeto, io sono stato formato dai gesuiti ad un principio: non credere a niente a meno che non si dimostri il contrario. Questa è scienza. Riprendiamo le redini in mano. Abbiamo fatto una parentesi. Quello che a me interessava farvi notare è che nella tradizione biblica la spiegazione della Bibbia viene da lontano. Pensate che nell'episodio di Neemia siamo nel VI secolo avanti Cristo. E lì già facevano comprendere
La stessa cosa sta facendo Filippo con l'eunuco della regina. Non ci può essere un cammino di fede senza la comprensione intellettuale. Fin dove può? Fin dove può? Tenete sempre presente quello che mi diceva un mio vecchio e caro monaco. Il soprannaturale è come il soprammobile. Se tu hai il soprammobile e ti manca il mobile, dove cavolo metti il soprammobile? Se tu hai il soprannaturale e ti manca il naturale, dove cavolo metti il soprannaturale? Quindi noi, per questo, noi troviamo, e come abbiamo visto negli Atti degli Apostoli, capitolo 2, versetto 42, i primi cristiani erano assidui nella didache degli Apostoli. C'era una formazione permanente per capire ciò che era intellettualmente capibile. Chiudiamo qui. Ieri sera mi sono trovato con un gruppo di persone anche molto ben formate, ingegneri, professori di varie materie. La figlia di uno di questi, 14 anni, 15 anni, gli ha chiesto: ma perché io devo credere che Gesù Cristo è esistito? E un altro si è trovato in bracche di tela, perché né padre né madre hanno saputo rispondere. Un altro ragazzo ha chiesto ai genitori: ma noi non abbiamo i Vangeli, non ci bastano? Cosa c'entra l'Antico Testamento? Perché dobbiamo leggere l'Antico Testamento? Secondo voi, perché? Uno alla volta. Uno alla volta. Perché Gesù lo disse. Capitolo 24 di Luca, Emmaus. Stolti e tardi di cuore, gnocchi. E cominciando da Mosè e dai profeti, spiegò loro in tutte le scritture quello che si riferiva a lui. E tu dici, è un incidente di percorso. No, perché subito dopo viene ripetuto ancora. Si trova a Gerusalemme, la stessa sera, e Gesù esordisce dicendo: queste erano le cose che dicevo quando ero ancora tra voi, incominciando da Mosè, dai profeti e dai salmi. Stavolta ha inserito dentro anche questo. Spiego loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Traduzione: senza l'Antico Testamento il cristiano Gesù Cristo non lo capisce. Per questo dobbiamo leggere l'Antico Testamento, non perché è interessante, perché l'ha detto lui, che senza l'Antico Testamento di lui non capiamo niente. I discepoli avevano il Nuovo Testamento in mano, eh sì, Gesù Cristo. E non ci sentiamo colpevoli? Oggi, in quei 395 miei colleghi, ci sono tantissimi laureati in Nuovo Testamento. Di questi 300, in tutto il mondo, in un secolo, siamo solo in 395. E sono moltissimi laureati in Nuovo Testamento. Nel Vecchio siamo molto pochi. Mi sono spiegato? Buon caffè.